Due sit-in dei lavoratori degli ospedali nisseni in protesta oggi. Il personale che si occupa del servizio di pulizia e ausiliarato dipendenti della ditta appaltante neanche questo mese ha ricevuto lo stipendio. Sono tre le mensilità che non hanno percepito e chiedono quindi sia ai vertici ASP che alla prefettura un riscontro. Così stamani in due luoghi diversi, da un lato l'UGL in via Cusmano e dall'altro CGL e UIL in prefettura, hanno effettuato la protesta. Abbiamo firmato un accordo con ASP dove si sostituiva l'azienda per i pagamenti di questi lavoratori che oggi hanno maturato già tre mensilità più la tredicesima, e quindi noi ci aspettiamo oggi una risposta ben precisa da parte dell'ASP affinché vengano pagati. Sono 96 tra lavoratrici e lavoratori, molti dei quali monoreddito e pendolari. Vivono a Caltanissetta, ma anche San Cataldo, Mussomeli, Mazzarino, Niscemi, Gela. Chiedono riscontri dai vertici. Per lavorare siamo sempre pronti, tutti i giorni senza lamentarci, però da accordi presi dove l'ASP settembre-ottobre ce l'aveva pagati, adesso ci ritroviamo con l'accordo preso, ma non abbiamo retribuzioni, con due bambini a carico, una famiglia da mantenere, tutti i giorni chi viaggia, chi non viaggia più, però le spese ci sono, cioè non si può continuare ad andare avanti così. La situazione in questo momento è che è da 4 mesi che non riceviamo stipendi, tredicesime, e siamo 96 famiglie praticamente in mezzo a una strada. Intanto stamane la delegazione della CGIL e della UIL ha incontrato il prefetto di Caltanissetta. L'esito con il prefetto di Caltanissetta è stato abbastanza positivo. Abbiamo spiegato le nostre ragioni, il motivo per cui i lavoratori oggi si trovano qua, ovvero il recupero delle mensilità non pagate agli ausiliari dell'ASP e la certezza lavorativa del domani. E oggi pomeriggio ci sarà un nuovo incontro tra ASP e Prefettura, dove il prefetto chiederà in tempi brevi la soluzione, ovvero il pagamento delle mensilità pregresse e il subentro della nuova azienda che sostituisce ad oggi inadempiente.